Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Alessandro Di Medio. Eucaristia. Perdono e misericordia sono due termini contigui, ma non identici. Difatti, mentre il perdono può anche mantenere intatta la superiorità di chi lo concede rispetto a chi lo riceve, la misericordia implica, già a livello del significato letterale, un abbassamento, un farsi misero con il misero da parte di chi, per le sue prerogative, avrebbe anche potuto non abbassarsi. Nel caso della misericordia divina, ovvero del chinarsi di Dio sulla miseria dell'uomo, questa dinamica di indebito e amoroso abbassamento rifulge in modo perfetto nel sacramento dell'Eucaristia. Il dono eucaristico è espressione massima della misericordia di Dio, perché in esso nulla è chiesto e nulla è tolto alla condizione creaturale per poter incontrare da vicino l'Assoluto, che viene ciò nonostante incontrato nel modo più intimo e fusionale che si possa pensare. È Dio che si toglie tutto, pur di fare spazio alla nostra umile condizione di animali capaci di trascendenza. Per fare comunione con l'uomo di carne e sangue, Dio è diventato carne e sangue, non considerando un tesoro geloso la gloria della sua onnipotenza. Per permettere a ogni uomo di entrare in comunione con Lui, il Dio di carne e sangue è poi diventato pane e vino, non considerando un tesoro geloso neppure la visibilità della sua carne glorificata. Dio si svuota di ogni prerogativa, persino della più tenue percepibilità della sua alterità, per ridursi a cosa nelle mani, nelle bocche, nelle viscere degli uomini. L'Eucaristia, che porta a termine quello svuotamento divino iniziato con la creazione e culminato con la morte in croce del Verbo incarnato, rende Dio liberamente misero dinanzi alla miseria di noi uomini, poveri ammassi palpitanti di vita organica, desiderosi d'infinito. Possiamo comprendere l'invidia gelosa degli angeli ribelli, che secondo la tradizione si sono opposti a Dio quando Egli ha manifestato loro il suo piano per l'uomo. Questi puri ed elevati intelletti avranno senz'altro opposto ragionevoli rimostranze alla follia dell'amore divino, che l'avrebbe portato a farsi misero come un uomo morto e un pezzo di pane, per amore di noi mortali, sempre affamati di pane e amore.